cercando di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Nella tua dichiarazione c'è scritto «Sapevo che sarebbe accaduto». Ho avuto una visione. L'appuntamento con la morte si rinnova e a 11 anni di distanza dal primo avvincente capitolo arriva il quinto della saga, il secondo in 3D. Probabilmente non quello conclusivo, ma sicuramente uno dei più intriganti e visivamente sorprendenti. Il capitolo girato è concepito totalmente per la visione con gli occhialini, che narrativamente torna alle origini con l'ausilio della tecnologia tridimensionale sfruttata al meglio dal regista Steven Quayle, uno dei protetti di James Cameron, regista della seconda unità sia in Avatar che in Titanic. Un gioco da ragazzi per lui questo Final Destination 5, un nuovo divertente episodio di morte che va a rianimare un franchise dato ormai per spacciato. Non piace essere imbrogliata. L'ho già visto accadere. Pochi fortunati sopravvivono a un disastro. Impossibile annoiarsi quando davanti agli occhi scorre un simile carosello di morte con un 3D da pelle d'oca. Peccato che il tutto sia raccordato da una storia un po' debole e telefonata, che avrebbe meritato qualche approfondimento in più e dialoghi un po' meno sempliciotti. Ma una cosa è sicura, gli amanti della saga adoreranno questo quinto cruentissimo capitolo, farcito di splatter, sangue, punteruoli conficcati, ossa rotte e umorismo nero, e si sentiranno finalmente di nuovo a casa. Di essere qui, quindi lascia che la morte prenda qualcun altro al posto tuo. Una scena finale inaspettata poi riporta tutti indietro nel tempo e trova la sua degna conclusione nel suggestivo countdown dei titoli di coda che ripercorre visivamente tutta la saga con un imperdibile lavoro di montaggio. Quando avremo finito avrai una vista perfetta. Torno subito. Aiutatemi!